Buonasera, buonasera e benvenuti a Storie, le emozioni della vita. Questa sera con noi c'è un signore del calcio, un bomber di razza, uno che è partito da Roma e dalla Roma e ha girato l'Italia. Quasi 700 partite da professionista, un bottino di 200 gol. Lui ha preso per mano Verratti, Insigne, Immobile quando erano soltanto tre ragazzini e li ha portati fino alle stelle. La gente lo ama così tanto che a Pescara lo chiamano sindaco. A Storie, Marco Sansovini. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera Marco, come sta? Bene, bene, grazie, tutto a posto. Tutto bene, benissimo. Partiamo un attimo dicendo la sua carriera in pillole, è lunghissima, però ci proviamo a fare un riassunto. Marco Sansovini, classe 1980, nato a Roma, è stato un grande attaccante. In carriera vanta quasi 700 presenze tra i professionisti e, secondo le statistiche, 197 gol segnati. Ha cominciato nelle giovanili della Roma, è risorto da infortuni importanti e poi ha girato le capitali del calcio di Serie B. A Pescara ha lasciato un segno indelebile, trascinando la squadra alla Serie A che mancava da 20 anni. Con la maglia biancazzurra ha segnato la sua prima tripletta e, con un totale di 39 reti, ha scavalcato Bruno Nobili nella classifica dei marcatori più prolifici della storia del club. È stato allenatore dell'Under 16 del Pescara, poi collaboratore in prima squadra, ora un nuovo inizio, è allenatore dell'Ortona in eccellenza. Marco, ma un calciatore, nella vita di tutti i giorni, è uno che si emoziona oppure tende a essere razionale? Il calciatore nella vita di tutti i giorni è una persona. È una persona che però deve essere professionale e professionista in ogni momento della sua giornata, perché uno è calciatore non solamente in quelle due ore e mezza d'allenamento, ma c'è anche tutto un contorno che è fatto di recupero, che è fatto di vita sana, di alimentazione, di magari pensare alla partita, vedere video, e quindi è una vita che ti lascia sicuramente del tempo libero, ma che non si riduce alle due ore giornaliere. E durante la vita, le emozioni, lei qual è l'emozione che prova più spesso? La rabbia, la paura, la gioia? Dipende dalle occasioni. La gioia quando torno a casa dalle mie figlie e da mia moglie, chiaramente. Quando succedono dei bei eventi, soprattutto per la mia famiglia. La rabbia quando mi arrabbio, magari in campo, un po' in panchina, devo essere un po' più bravo a gestire, ecco, le emozioni, ma ho iniziato da poco e questo è un mestiere che mi sta piacendo veramente tantissimo, me lo sento addosso, e di emozioni in panchina se ne vivono tantissime. Ma fuori dal campo cosa la fa arrabbiare? Fuori dal campo mi fa arrabbiare veramente l'ipocrisia, la maleducazione, quello lì impazzisco. Invece in campo si provano le emozioni, uno se le sente? Assolutamente, certo, c'è la paura, c'è il coraggio, c'è la consapevolezza, ci sono tutte le emozioni, è una piccola metafora della vita quello che succede in una partita. E quando si segna un gol cosa si prova? Mi racconta la gioia di quando si segna un gol. A me capitava molto spesso di, praticamente, come si dice, ti stappavano gli occhi, vedevo più niente, era talmente la gioia, perché comunque al di là della gioia del gol, fine a se stessa, no? Però diciamo il raggiungimento di tutto il lavoro della settimana per quell'obiettivo, per l'obiettivo del gol, ci lavori tutta la settimana, tutti i giorni, tutti i mesi, ci pensi sempre a come poter far gol, come magari avevo sbagliato in alcune dinamiche, e quindi riuscire ad essere decisivo per me, per la mia, ma soprattutto per la squadra, era un motivo di estrema gioia. Ma quando lei era ancora calciatore, la rabbia e la delusione per una sconfitta, lei se le lasciava scorrere addosso oppure rimuginava, stava lì? No, io rimuginavo, non riuscivo a farmi scivolare niente addosso, ma anche se perdevo le partite di allenamento, anche in allenamento. Mi arrabbiavo chiaramente, poi è normale che piano piano devi voltare pagina, sempre magari il giorno dopo piano piano devi voltare pagina, perché comunque il calcio ti porta sempre a essere chiamato in causa, la settimana successiva c'è sempre una partita, il giorno dopo c'è sempre un allenamento, quindi però lì per lì no, lì per lì non mi scivola niente.
Ma quando uno perde e poi la settimana dopo rigioca, è più la paura di perdere ancora oppure la voglia di riscatto? Dipende dai momenti, dipende da tante cose. Sicuramente la voglia di riscatto c'è sempre, quella certamente. Poi ci sono anche delle situazioni dove percepisci che la squadra sta facendo fatica e che magari non si farà fatica a fare il risultato anche la settimana successiva, però ce la devi mettere tutta, e chiaramente poi lo spirito di rivalsa è quello che predomina. Ma una curiosità, ma quando una squadra sa che parte sfavorita perché gioca contro la prima in classifica e quella è ultima, cosa si prova? Ma è chiaro che c'è inconsapevolmente comunque un'accortezza in più, cioè una che può essere tramutata in grande paura o in grande coraggio, è un bivio. E io credo che il grande coraggio porti sempre a qualcosa di più positivo rispetto che alla grande paura. Grande paura, soprattutto con chi è più forte di te, perché ci sono i valori, ci può stare che si incontri gente più forte di te, la grande paura porta solo, prima o poi perdo. Lei si sente coraggioso? Sì. Sento una curiosità, ma qual è il suo primo ricordo del calcio? Il primo ricordo del calcio è legato non a un campo da calcio o al pallone fine a se stesso, ma è un flash che ho da quando avevo 3 anni, perché è legato allo scudetto della Roma, dove i miei genitori mi portarono al Circo Massimo a vedere il concerto di Venditti, fatto apposta per festeggiare lo scudetto della Roma dell'83. E io mi ricordo questo flash, ero un pochino in alto, quindi sai come è fatto, insomma, no? L'arena del Circo Massimo, e mi ricordo che c'era questa grande mongolfiera che fu fatta levare in aria. Ecco, io ho il flash di questa mongolfiera. Infatti l'ho chiesto anche a mia madre, ai miei genitori, ho detto, ma io ho questo ricordo, ma secondo te è reale, è vero? Oppure, ma no, è vero, noi ti abbiamo portato lì quel giorno. Quindi diciamo che quello è il primo ricordo, che avevo 3 anni, appena 3 anni. Quindi. Invece il primo ricordo di una partita? Il primo ricordo di una partita che ho visto, sempre legato alla Roma, andai a vedere una partita, mi ricordo, Roma-Avellino. È una partita che tra virgolette passò alla storia, perché l'attaccante della Roma, Pruzzo, la Roma vinse 5-1 e fece 5 gol Pruzzo, quindi un po' particolare, non è usuale. E poi ricordi miei che gioco a calcio da piccolino, ma sotto casa al cortile con i miei amici, i miei amichetti, ore e ore infinite come tutti hanno fatto. Ma chi era il suo mito da piccolo? Ma non avevo un mito particolare, non ce l'avevo sinceramente. Mi piacevano gli attaccanti, mi piacevano i portieri perché avevano questa divisa diversa dagli altri, quindi erano un po' particolari, poi si tuffavano, facevano delle bellissime parate. Quindi diciamo che ho avuto sempre questo rapporto attaccante-portiere. Poi ha scelto l'attacco? Ho scelto l'attacco. Perché? Perché in porta non era per me, anche per dimensioni, diciamo. Capisco, ma quando ha cominciato a giocare, chi l'accompagnava a fare gli allenamenti? Mio padre, mia madre, mia zia, perché poi quando anche i miei genitori lavoravano, i parenti davano una mano, i genitori dei miei compagni di squadra, quindi eravamo diventati un po' una cooperativa, no? Tutti ci aiutavamo. Mi racconta un po' questo inizio, con che squadra? Allora io inizio lì, una squadra qui del mio quartiere, si chiama Atletico 2000, e arrivo fino ai giovanissimi regionali con loro, dopo passo agli allievi della Roma, faccio la trafila fino in primavera, e poi vado a metà anno, nel 98-99, vado a Foggia in prestito in C, e inizio la mia carriera da professionista. E in quel momento ha capito che sostanzialmente da giocare a pallone il calcio poteva diventare la professione? Beh sì, diciamo da quando sono arrivato in primavera, con la Roma primavera ho pensato che forse sarei riuscito a fare il giocatore. Sono arrivato per fortuna a 16 anni e mezzo, giocavo sotto età, però insomma comunque è stata un'esperienza bellissima in un settore giovanile che era fra i migliori, che è ancora fra i migliori d'Italia,
e perciò diciamo che è stato un privilegio aver potuto indossare quella maglia, ma soprattutto perché aver fatto parte di quel settore giovanile dove c'erano stati dei grandissimi insegnanti. Ma i primi gol con la primavera della Roma se li ricorda? Il primo gol sicuramente, perché come andò? Primo gol, giochiamo all'esordio, dall'altro faccio gol, l'hanno passata sta palla in profondità, apro con l'interno sul secondo palo contro la Lucchese e vincemmo 1-0 col mio gol. Poi andai a esultare, no? Come un ragazzino, vado a esultare con la mano sulla bandierina come Batistuta, no? Sai? E l'allenatore mi disse il lunedì di tutti i colori, perché sai, questi qua che comunque volevano tenerti un pochino più giù con, sai, uno, visto le esultanze dei giocatori di Serie A, io lo capisco adesso l'allenatore, lì magari non capivo, adesso lo capisco che comunque lo faceva un pochino per il mio bene, però ecco, questo qui era un ricordo dei primi. E lei come si è sentito quando ha fatto quel gol? Ma non ci credevo, perché poi era un gol a tu per tu col portiere e io ancora ero un ragazzo che magari facevo dei gol bellissimi, difficili, però magari tu per tu col portiere sbagliavo sempre. Quel giorno invece è andata bene. Ma i suoi genitori cosa le dicevano in quegli anni? No, loro mi hanno sempre supportato, mi tenevano, mi hanno sempre tenuto molto coi piedi per terra, molto, 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 giustamente, e facendomi pensare molto allo studio. Poi è normale che mi hanno accompagnato perché hanno visto anche loro che c'era questa possibilità, ma non perché loro volessero che io diventassi giocatore, ma perché volevano accompagnare il mio istinto, la mia indole, la mia passione, tutto quello, tutto lì. Ma in quegli anni lei quanto era determinato per fare il calciatore? Cioè, ci vuole una spinta in più rispetto a... Non ero determinato come quando ero determinato da grande. Non ero così determinato, no. Da ragazzo, non so, magari pensi che ma sì, viene tutto facile, ma sì, arriverà, ma sì, e invece poi le cose le devi conquistare. Quando cadi, allora sbatti il muso e dici, beh, allora aspetta, forse non arrivano le cose, forse me la devo andare a prendere io. Allora, ero più determinato quando ho iniziato ad avere 25-26 anni. Quando vedi il baratro, quando vedi che, aspetta, ma forse qua o mi do una mossa io o nessuno mi regala niente. Prima, quando sei più giovane, c'hai più chance un pochino. Ho letto che da giovane, da giovanissimo, ha avuto degli infortuni molto, molto gravi. Cosa ha pensato in quel momento? Che poteva essere finita lì? La prima, tutte e due crociati, ho operato due crociati. Il primo un po' per inconsapevolezza, non gli ho dato tanto peso. Sì, mi dispiaceva, però sapevo che sarei tornato bene, non era un problema. Invece il secondo, che poi fu ravvicinato, perché io tornai da questo infortunio, dal primo, giocai e dopo due mesi mi ruppi l'altro ginocchio. Lì veramente l'ho abbastanza sofferto, sinceramente, però per fortuna, ripeto, la giovane età, per fortuna muscolarmente ho sempre avuto una gamba abbastanza muscolare, appunto, importante, ed è importante anche per il recupero. Sono stato operato da un grandissimo e la riabilitazione l'ho fatta lì alla Roma, e perciò ero seguito al meglio. Non avessi avuto questa fortuna, non lo so, perché la riabilitazione che avrei potuto fare avrebbe comunque determinato il proseguo della carriera. Vabbè, alla fine è andata bene, quasi 200 gol, una carriera lunghissima, ma se dovessimo fare un bilancio, lei sente di aver dato tutto al calcio oppure poteva dare ancora di più? No, io ho dato tutto, Potevo fare a volte delle scelte diverse, ma non si sa come sarebbe andato. Però sì, ho dato tutto. Se tiro una linea per come era partita la mia carriera, sono contento. Le è mancata solo la Serie A? È un rammarico, il suo rammarico più grande? Bah, sì, sicuramente il rammarico più grande, però mi rendo conto che... Allora, fare la Serie A per me significa essere un giocatore Serie A. Fare Serie A per qualche partita... Sì, è una grandissima soddisfazione, ci mancherebbe e mi manca, però io ho sempre avuto bisogno di giocare, di essere protagonista per la mia squadra, per i miei compagni, e sentirmi utile e sentirmi le pressioni addosso.
Lei è stato uno dei protagonisti del ritorno del Pescara in Serie A dopo tanti anni. Poi in Serie A non c'è stato lei. È una delusione? Sì, anche perché quella lì è stata il momento in cui sarei potuto andare in Serie A. Delusione, quella che ho detto prima, sicuramente c'era. Però, insomma, dai, comunque poi sono a Pescara, ci sono tornato, quindi sono comunque contento di tutto quello che ho vissuto. Nella carriera di un giocatore conta anche la fortuna? Sotto certi punti di vista sì, soprattutto secondo me quando si parla di infortuni. Per il resto la fortuna ti può aiutare momentaneamente, ma poi secondo me uno ha quello che si è meritato. È chiaro che invece avere la sfortuna di subire degli infortuni gravi che modificano il tuo stato fisico funzionale, quello determina tanto sicuramente. Mi dice una cosa, una curiosità. Pensando alle grandi partite della storia del calcio, c'è una partita che avrebbe voluto giocare anche lei? Ma non so, adesso non, questa è una domanda a cui non ho mai pensato. Partite, diciamo, per fortuna di quelle alla mia portata, quindi delle mie categorie, ho giocato anche quelle importanti sia per salvarmi, sia ai playoff per andare in Serie A. Sono riuscito a vincere i campionati, quindi partite importanti ne ho giocate, sia in B ma anche in C, anche quelle sono partite molto importanti, quindi ho avuto le mie soddisfazioni. Bene, lei è cresciuto nel quartiere Cinecittà, a Roma. Il calcio era stata l'unica strada oppure aveva pensato anche di fare, che ne so, l'attore? No, a Cinecittà giravano solo i film, attori non ce ne stanno. Capisco. E che ricordo ha di lei, ragazzo, per le strade di Cinecittà? Sempre un ricordo legato al pallone? Ma non solo, al pallone, agli amici, alla scuola, lì poi insomma chiaramente non è che esisteva solo il calcio, c'erano pure altri interessi da ragazzo come tutti quanti, quindi bellissimi ricordi, perché era la spensieratezza, no, di quando sei ragazzo, giri in motorino con gli amici, tutto quello che fanno i ragazzi adesso, insomma, fanno adesso, che hanno fatto prima. Ho avuto una bella sia infanzia che gioventù, sono contento, questo è il merito dei miei genitori. E quegli amici di Roma li sente ancora ogni tanto oppure no? Sì, qualcuno sì. Abbiamo mantenuto dei contatti, abbiamo ancora, poi un paio sono i miei migliori amici, comunque ci teniamo comunque in contatto quotidianamente. Ci torna a Roma ogni tanto? Sì, perché sono i miei genitori, c'è mio fratello, i miei zii, quindi sì, ci torno. Le piace sempre Roma? Sì, ma certo, mi piace sempre chiaramente. Bene, per vivere ha scelto Pescara. Perché Pescara? Perché è una città che abbiamo vissuto, che ci è piaciuta, a misura d'uomo, è bella, è viva sempre, sia d'estate che d'inverno, anche se è un luogo di mare, no? Tutti hanno questo immaginario che i luoghi di mare l'inverno siano morti, è una città vivissima, ci troviamo bene, abbiamo trovato la nostra casa qui e quindi siamo super soddisfatti. C'è un posto di Pescara che le piace particolarmente? Un posto che sente suo? Un posto che sento mio è lo stadio. Lo stadio sicuramente. Lo stadio, il piazzale, dentro lo stadio. E tutti i posti familiari, anche se non dovessi tornare più e fra 30 anni torno all'Adriatico, se non lo buttano giù, senti sempre quelle emozioni, quei ricordi che hai sentito ogni volta che sei andato al campo. Ci torno ogni tanto all'Adriatico? Sì, quest'anno sono andato più di qualche volta, finché non ho iniziato con l'Ortona. Andavo spesso, quasi tutte le partite in casa ho visto. A Pescara i tifosi le vogliono bene, non soltanto i tifosi, la chiamano sindaco. Mi spiega perché questo soprannome? Ma io questo non l'ho mai capito, è una cosa che da quanto mi hanno raccontato ha iniziato a girare un po' sui siti internet e poi è diventata di dominio pubblico. Immagino sia un gesto d'affetto nei miei confronti, quindi è bello. Certamente. Invece il sindaco vero, Masci, che consiglio darebbe a Masci per Pescara? Quello è. Ognuno fa il suo lavoro. Io non mi permetto di dare consigli a chi sta lavorando e ne sa più di me e conosce la città meglio di me. Diplomatico lei? Beh, è giusto, consigli non...
non è il mio mestiere. Va bene, va bene. Allora, io prima di venire qua, ieri sera ho detto al mio collega del centro, Luigi Di Marzio, che si occupa dello sport, che l'ha seguita tante volte, ho detto, guarda, c'è Sansovini ospite in trasmissione, dammi 3 domande per Sansovini. Allora, la prima è questa. Quindi, lei faceva un po' da papà per Verratti, Insigne, Immobile. Se la sentiva questa responsabilità di essere un esempio? Beh, certo, per età, per militanza nella squadra, sicuramente. Però devo dire che non ero da solo. Noi eravamo un gruppo di giocatori più grandi, quindi sui 28, 27, 30 anni, 32. Eravamo un buon gruppo, non eravamo pochissimi, quindi diciamo che i ragazzi più giovani avevano più guide, più persone per bene da poter seguire, non ero certo l'unico, anche perché una persona, io penso che in un gruppo non possa esserci solo una persona trainante, ma deve esserci un nucleo che si faccia rispettare e che sia rispettabile, quindi credibile. Diciamo, quel Pescara è stato, diciamo, una forza eccezionale. Qual era la forza vera di quel Pescara? Quel Pescara c'aveva tutto, c'aveva forza fisica, c'aveva forza tecnica, aveva forza mentale, di coesione di gruppo, c'aveva la forza di una città che ti trascinava, c'erano tutte le componenti, tutto. E voi nello spogliatoio, com'era quello spogliatoio? Voi come lo vivevate? No, bello, guascone, perché comunque i ragazzi giovani facevano i ragazzi giovani, noi comunque eravamo un po' più grandi, ma eravamo anche noi ragazzini, dai, che ci piaceva scherzare anche con loro, quindi siamo stati tutti bene insieme. Era bello, e poi man mano che comunque i risultati venivano, prendevi consapevolezza che si poteva fare qualcosa di importante, cresceva sempre di più la fame di andare in campo, anche solo a fare l'allenamento. Ma che combinavano Insigne, Verratti e Immobile? Ma no, normale, no, guarda, erano già, seppur giovani, grandissimi professionisti, innanzitutto. Ragazzi molto semplici, a cui piaceva molto scherzare, comunque rispettoso di tutto, quindi, ripeto, è stato un gruppo che andava da solo. Lei si era immaginato che sarebbero diventati così forti? Allora, Verratti sì, Insigne sì, Immobile con qualche grado in più, con qualche, un pochino dopo, perché poi Ciro, voglio dire, fa 30 gol a campionato, quindi è eccezionale, miglior attaccante italiano, è giusto che sia l'attaccante, il centravanti della nazionale. Se parliamo di qualità vera e propria, sicuramente è un gradino sotto gli altri due, ma ha delle caratteristiche diverse, è un ruolo diverso, come respira fa gol, quindi è un attaccante fra i più forti attaccanti italiani di sempre. Vi sentite ancora ogni tanto? No, beh, abbiamo perso un po', c'era tanta differenza d'età comunque, poi tanti anni fa, faranno anche una vita magari che avranno 150.000 persone che al minuto che li vogliono sentire, quindi mi piacerebbe rivederli per risalutarli e sicuramente sia da parte mia che da parte loro sarà bello, sarà piacevole e andiamo avanti così, ognuno con le proprie vite. Magari Verratti ogni tanto lo incontra a Pescara, può accadere? Ancora no, se capita più che volentieri. E se capitasse cosa gli direbbe? Ma gli faccio i complimenti, do un grandissimo abbraccio. Bene, la seconda domanda di Di Marzio, io ho divagato con un po' di curiosità mia. Ma è vero che Zeman all'inizio degli allenamenti interrogava un po' tutti per sapere cosa avevano fatto la sera prima, invece a lei le chiedeva: come sta la piccerella? No, praticamente lui sapeva un po' quello che facevamo, cioè, anche delle vite private, ma non in maniera invadente. No, a me mi chiese perché una volta mia figlia, che era l'unica, ora è la prima, la più grande, dopo una partita purtroppo è stata male e l'abbiamo ricoverata all'ospedale, niente di gravissimo, però è andata all'ospedale, quindi perciò mi chiese quando mi rivide come sta la piccirilla, disse, è vero. E lei che papà è? E io cerco di essere il più presente possibile, spero di farlo bene, cerco di farlo nel miglior modo, poi sai, uno come fa sbaglia a volte,
soprattutto adesso è un momento molto particolare, soprattutto per gli adolescenti. Bisogna seguirli, ma non bisogna opprimerli, bisogna fargli fare le cose, ma non tutto, è difficile. Bisogna stare attenti a chi frequentano, dove vanno, perché non è solo quello che ti insegna la famiglia, ma a una certa età è anche chi frequenti e cosa frequenti che poi può determinare il percorso della vita. Lei è papà di due figli, è vero? Sì. Quanti anni hanno? 13 e mezzo la prima, 6 e mezzo l'altra. Bene, la capisco, insomma, è un momento difficile, insomma. La terza domanda di Di Marzio. Luigi dice che il gol più bello lei l'ha segnato contro il Catania, è vero? Col Pescara, intendi? Sì. Sì, diciamo balisticamente è quello che rimane più nell'immaginario collettivo. Me lo ricorda lei come ha fatto questo gol? Ah, praticamente, diciamo che poi rimane un po' nell'immaginario anche perché era un momento dove se non avessimo vinto avremmo rischiato di entrare in zona play-out. Eravamo contro Catania, squadra forte, noi in 10 e loro in 11, pioggia battente. Sono entrato, quarto d'ora, 10 minuti mi ricordo. Al 93esimo recuperiamo palla a metà campo, mi fanno un passaggio, danno palla, io ero poco più della tre quarti, porto palla, mi affronta un avversario, lo supero, saranno stati 28-30 metri, devo essere sincero, avevo fatto degli scatti importanti prima, quindi ero un po' in difficoltà fisica con le gambe e io mi vedo a 25-30 metri dalla porta con due o tre difensori davanti. Ho detto qua devo solo che tirare perché se poco perdo palla ci vanno a far gol, è un disastro. Ho calciato più che mettendo la forza, cercando di colpire bene la palla e coordinarmi bene. La forza è arrivata di conseguenza e con quel tiro siamo riusciti a vincere la partita. E cosa ha pensato dopo quel tiro, quando ha visto la palla in rete? Non ci credevo perché io non avevo mai tirato così lontano, i miei gol erano tutti dentro l'area di rigore, pochi da fuori area, da così fuori area forse mai, e quindi ho detto ma ho fatto io veramente sto gol, non sono i miei. Bene, quindi c'ha ragione Di Marzio, insomma. Allora, dopo l'addio al calcio giocato, insomma, lei ha fatto l'allenatore nelle giovanili di squadre importanti, come mai ha scelto di ripartire dall'eccellenza? Perché ho voluto iniziare con i grandi, ho fatto il percorso con i ragazzi, ho allenato 2 anni da Under 16 di Pescara e Spal, ho fatto anche il collaboratore in prima squadra, però poi avevo questa ambizione di iniziare con i grandi, con gli adulti, oppure di prendere una primavera, che io metto al pari degli adulti, più o meno metto al pari degli adulti, comunque iniziano ad essere un campionato importante. E delle situazioni non si sono concretizzate in categorie superiori, fra cui la Lega Pro, fra cui la Serie D, e c'è stata questa possibilità dell'eccellenza qui a Ortona e sinceramente avevo voglia assolutamente di allenare, di iniziare, perché a me manca il campo, mancava tantissimo il campo e non ho avuto assolutamente paura né esitazione a iniziare in eccellenza. Ho preso la squadra, siamo penultimi in classifica, dobbiamo raggiungere assolutamente la salvezza, ma non è una cosa che mi spaventa. Che differenza c'è tra essere giocatore e essere allenatore? C'è tanta differenza? Sono due cose completamente diverse, completamente. L'allenatore, dico, è forse uno dei lavori più mestieri, lavori più difficili che possa esistere, perché oltre alle conoscenze tecnico-tattiche, conoscenze psicologiche, pedagogiche, fisiche, devi dar retta sia ai giocatori, devi dar retta ai dirigenti, quando hai dei tifosi devi anche mettere il fattore tifoseria, il rapporto con la stampa, quindi è un mestiere complesso e anche complicato, però è bellissimo. Cosa ha detto ai suoi giocatori quando si è presentato? Che intanto ero orgoglioso di stare con loro, che
con i ragazzi dell'Ortona gli ho detto che non mi aspetto il professionismo, perché non glielo posso pretendere, ma sicuramente la professionalità sì, perché la professionalità ci può essere anche giocando in terza categoria. La professionalità sì, ma avrei anche potuto non dirlo, perché i ragazzi sono eccezionali, sono professionali, quindi la mia era una premessa perché non li conoscevo. Gli ho chiesto di avere coraggio e di non avere problemi a sbagliare, soprattutto in allenamento, che non verranno giudicati per l'errore tecnico. Provare, sbagliare, sbagliamo in allenamento non è un problema. Miglioriamo in allenamento per essere migliori in partita. Zeman è uno dei suoi maestri? Sicuramente, mister sotto certi punti di vista ha cambiato completamente il mio modo di vedere il calcio, ha cambiato il mio modo di giocare in determinati ruoli, ha cambiato il senso di abnegazione e l'allenamento alla fatica, quindi l'allenamento alla lucidità nella fatica, queste sono componenti fondamentali nel calcio. Ma è vero che con Zeman ci si allena tanto e si fatica tanto, oppure è solo una leggenda? No, è vero, è vero, è vero, ma a noi i risultati ce li ha portati. Fisicamente, io parlo per me, ero arrivato a un punto che sapevo che qualsiasi avversario, qualsiasi esterno difensivo, io facevo l'ala con lui, avessi incontrato, sicuramente non avrei sofferto. Molto probabilmente fisicamente l'avrei battuto. Ma voi giocatori non dicevate, e basta, è troppo, no? No, perché tanto era inutile, sai? Poi col mister non c'è gestione. Ci si allena e basta, se non si allena non si gioca. Ma perché Zeman è così carismatico? Beh, è chiaro che ha fatto categorie importanti, ha allenato società importantissime. Avrà vinto poco, però è un insegnante, un grandissimo insegnante, è uno che si è schierato, che non ha paura a schierarsi, e quindi penso che uno può condividere o no le sue idee, però quando uno si schiera, intanto, e si schiera nettamente, e allora merita comunque rispetto. Mi dice una frase che Zeman le diceva? Buttati, ma non buttati per terra a simulare, buttati nello spazio, quindi questa sua continua ricerca di attaccare senza palla la profondità, attaccare lo spazio libero, buttati. Adesso lo dico pure io, perché mi è entrato talmente tanto che parlo come lui sotto questo punto di vista, buttati, lo dico anche ai ragazzi. Quindi lei che allenatore è? Un altro che punta all'attacco? Ma mi piace una squadra coraggiosa, quindi offensiva, mi piace cercare di portare più giocatori vicino alla porta, però è normale che poi ci sono anche gli altri, bisogna lavorare sulle transizioni, bisogna lavorare anche in base a com'è l'avversario, perché non sempre possiamo fare noi la partita o decidere noi, ci sono i momenti della partita dove si fatica un po' di più, si soffre un po' di più, e quindi va allenata anche quella fase. Ma le piacerebbe vincere 5-4 o 1-0? Mi piacerebbe vincere, a me cambia poco sinceramente, piacerebbe vincere. Bene, ma tra i grandi giocatori, lei chi vorrebbe allenare? I grandi giocatori, già che sono grandi giocatori, andrebbero allenati tutti. Firmino è un attaccante che mi piace da impazzire, mi piace, non dà punti di riferimento, sa giocare dentro al campo, sa giocare fuori, sa giocare, viene incontro, lega bene, fa gol. Firmino è, mi piace da morire. Chi è il più grande giocatore di tutti i tempi? O Messi o Maradona, uno dei due. Il più grande è difficile. Non lo so, forse Messi. Invece di quelli italiani? Anzi, un attimo, perché Messi? Messi perché gioca in un calcio che va a 300.000 all'ora. Magari Maradona anche l'avrebbe fatto, ma non abbiamo la riprova. Messi comunque va a 400.000 all'ora in un calcio che va a 300.000 all'ora. Il calcio di prima non andava a quei ritmi. È così, non è screditare qualcosa, ma è così, è un'evidenza. Lo evidenziano i dati. E se lei fosse stato Messi, se ne sarebbe andato da Barcellona? Perché no?
Perché no? Perché alla fine, ecco, io sono uno che sono stato 5-6 anni a Pescara, però mi sono trovato bene anche in altre parti. C'è un momento in cui, poi dipende anche dal carattere, c'è un momento in cui la gente deve evadere, deve cambiare, deve vedere altre cose, altre esperienze, stimoli nuovi, no, magari ti vai ad appiattire. Poi invece c'è quel giocatore che gli piace stare 20 anni e sta bene lì, è spostato 6 mesi da un'altra parte e va fuori. Come l'ha visto Messi al Mondiale? Non sta facendo male. Poi Messi è Messi, ieri poi ha fatto bene. Ma invece in questo momento, tutti contro Cristiano Ronaldo, secondo lei cosa dovrebbe fare Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo sfrutta molto quello che si è creato intorno e probabilmente viene, no, non è neanche simpaticissimo probabilmente, per quello che lascia trasparire. È una macchina da guerra, quindi io se fossi un giocatore lo prenderei a modello, non per tutto quello che c'è intorno, ma per la sua dedizione più completa al lavoro, perché quella è una macchina da guerra, quello si allena veramente 360 giorni su 365 e non sarebbe Cristiano Ronaldo se non facesse quello, quindi sotto quel punto di vista è eccezionale, è clamoroso, forse non risulta simpatico, forse comunque con l'età la gente pensa di essere sempre come era 7, 8, 10 anni fa. Ma la fisiologia ci dice che non può essere, chiaramente. E quindi non sei più quello di prima, non vuoi crederci, però insomma il tempo passa per tutti. Mi dici una cosa, come fa un calciatore a capire che è arrivato il momento di smettere? Fisicamente, se si accorge che i ritmi non sono più quelli di prima, la forza non è più quella di prima, la reattività non è più quella di prima, mentalmente se non ti diverti più basta, perché questo è un mestiere che puoi fare solo se lo ami, se hai passione. Quando finisce la passione, e finisce, può finire, basta, perché sennò vai ad odiare tutto quello che hai amato. Lei quando l'ha capito che doveva smettere, che era arrivato? A me mi ha fatto smettere il Covid, avevo 39 e mezzo, giocavo ancora in Serie D e mi stavo divertendo da morire a Notaresco, sarebbe proprio bene. E se avessimo vinto il campionato o non ci fosse stato il Covid, magari sarei ancora giocando, magari. Col Covid, sai, fai il lockdown, non ti puoi allenare, poi mi avevo ricominciato ad allenarmi, mi ero fatto male al piede, comunque c'era la possibilità di allenare al Pescara, uno deve anche capire che a una certa età forse è meglio fermarsi per cogliere nuove opportunità, per essere un giovane, in questo caso allenatore, piuttosto che un vecchio calciatore. Stavo bene ancora, stavo bene, però ci sono delle cose che magari ci sono dei treni che non passano sempre. Totti ha raccontato che quando ha lasciato il calcio l'ha vissuta male, ha vissuto dei giorni brutti. Lei invece come l'ha vissuta? Io ci ho sempre pensato a questa cosa qui. Il mio passaggio è stato un po' più diluito perché non giocando con il Covid, stando dentro casa e comunque saper già di poter allenare dopo, era un po' più un passo, un po' più appunto come ho detto diluito, l'ho metabolizzato mesi per me, ci ho avuto dei mesi per metabolizzare, ma io ho sempre pensato che se un giorno avessi smesso con la squadra e avessi smesso col calcio, lo so, è un lutto. Come vivere un lutto? Come vivere un lutto? Uguale. Quindi lei ha una vita lontana dal calcio, non ci ha mai pensato? No. Non riesco a vederlo, non lo so. Non sarei io. Quindi torniamo al discorso del lutto, no? Muoio. Come morire? E poi rinasci, però sai, c'hai la paura. Poi ho fatto solo quello. Ma non perché non sappia fare altro, perché penso se mi metto a fare altre cose, magari devo imparare, ma sono in grado, ok? Però sai di essere stato sempre quella cosa lì,
essere da un giorno all'altro tutta un'altra cosa, insomma, è un trauma. Ma quando era un ragazzo e non aveva la certezza che poi sarebbe diventato un calciatore, ci pensava a un lavoro ideale che avrebbe voluto fare? No, il sogno era talmente grande, c'era solo quello lì, era anche un po' spensieratezza, un po' non consapevolezza, un po', boh, non lo so, no, piaceva troppo giocare a calcio, non poteva essere diversamente. Ma di tutte le partite che lei ha giocato, quasi 700, ce n'è una che se lei potesse rigiocherebbe ancora? Poi mi dice lei il motivo. La finale di ritorno dei playoff Bologna-Pescara. Siamo usciti pareggiando due partite. La rigiocherei perché ho avuto un'occasione, ho fatto un tiro dal limite dell'area a giro. Quello era un anno dove, soprattutto in allenamento, quel tiro lì era sempre gol, sempre fisso. E quel giorno quella palla non ha girato come doveva e ha lambito il palo. E se avessi fatto gol saremmo tornati là. Ma a quel momento, quando lei si mette a letto, ci ripenso ogni tanto? Sì. Ci penso. Ci penso a quello, ci penso a tanti altri momenti, sì. Sicuramente. E che pensa? Ma perché non ha girato? Sono stato sfortunato? Oppure dovevo essere più bravo? Dovevo essere più bravo. Quindi per lei è più importante la bravura che non la fortuna? Sì, certo. Lì non è stato un evento sfortunato, mi devo calciare meglio io. Alla fine di questa carriera, una cosa, lei è contento, è felice della sua carriera? Sì, ma l'ho detto prima. Poi per come era partita, due infortuni così gravi, è stata una carriera insperata. Oltre agli infortuni, comunque io sono arrivato in Serie B a 28 anni, tardi. Quindi sì, tiro le righe, sì, sono contento. Invece adesso, qual è il sogno di Sansovini? Diventare allenatore professionista, fare carriera da allenatore. Questo voglio fare, questo spero di riuscire ad arrivarci, ad essere in grado. Una curiosità, ma lei in panchina deve anche motivare i suoi giocatori affinché trovino la forza dentro di loro e poi in campo facciano la differenza. Come si fa a motivare una persona? Più che in campo durante la partita, la motivazione bisognerebbe lavorarci durante la settimana, no? Quindi cercare un po' di capire il gruppo, cercare di capire dove si è, cercare di capire i ragazzi singolarmente, come sono di carattere, che problematiche hanno, non è facile. Toccare i tasti giusti, cercare di capire ogni ragazzo dove va pungolato, stimolato, rassicurato, è un lavoro complesso. Insomma, è quasi uno psicologo. Ci vuole anche questa parte, sì, sicuramente, è fondamentale. E lei com'è? Sto cercando di diventarlo, io cerco di fare adesso quello che posso, portando la mia esperienza da giocatore, continuando ad aggiornarmi e capire come meglio fare in alcuni momenti, con alcune persone, con alcuni caratteri. Quindi non è che l'allenatore penso che debba studiare un po' tante materie. Ma lei è un allenatore che parla o un allenatore che ascolta? Io parlo. Però ascolto, ascolto molto, mi fido anche di chi penso debba fidarmi, quindi anche lo staff, comunque io do gratificazioni, non è che non sono quello che dà gli ordini e tutti eseguono, no, sono molto, molto democratico. Una cosa, ma tra 10 anni lei come si vede? Io spero di vedermi ancora in panchina. Quello che voglio fare, quindi fra 10 anni avrò 52 anni, direi che posso stare ancora in panchina. No, una curiosità, ma quando fate la partitella, le viene da giocare? Ma adesso sono talmente a pezzi fisicamente, no, è meglio di no, però diciamo che più che la partitella ogni tanto mi fermo con i portieri e tiro in porta. Segna? A volte sì. Bene.
Marco, io la ringrazio, però ho l'ultima domanda. Chi vince i mondiali? È l'Argentina. Penso l'Argentina. Fa la differenza. Fa la differenza Messi. E non solo. Lui fa il giocatore più forte del mondo, c'è poco da fare. Però l'Argentina è una squadra clamorosa. L'ultimissima allora. A Natale che regalo vorrebbe? A me non, io mi piace più fargli i regali, ma mi piace riceverli. Mi piacerebbe qualche punto in più per l'Ortona. E quelli se li deve guadagnare. Quelli mi devo guadagnare, non è un regalo, lo andiamo a prendere noi. Benissimo, benissimo. Ti auguro in bocca al lupo. Crepi, grazie. Buona serata. Grazie, grazie Marco per essere stato con noi. Grazie amici di Storie, noi ci vediamo martedì prossimo.